This is a dream, getting the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far. Holding your breath still, you jump the fire. We'll just sit and wait till you see me fly. You know they'll never catch me for it. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono contentissimo di portarvi un contenuto del genere. Spero che lo spot iniziale vi sia piaciuto. Anzi, lasciate subito un like se è così. E vi ricordo come sempre, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Voglio raccontarvi l'avventura che mi ha permesso di arrivare a presentarvi questo video. È stato un percorso molto complesso che mi ha fatto scoprire tantissime cose e tantissime difficoltà, ma devo dire che sono molto contento del risultato, soprattutto pensando che l'ho realizzato qui dentro, da solo, praticamente a costo zero, se non con tutti gli aggeggi e strumenti che avevo all'interno dello studio. L'unico grosso strumento che ho utilizzato è stato lo Slypod e Ronin, di cui vi ho già parlato in un altro video. La domanda che sorge spontanea è: perché realizzare uno spot per iPhone finto, fatto in casa da solo? Penso per mettermi alla prova e sfidarmi su qualcosa di creativamente molto semplice, ma tecnicamente molto complesso, e soprattutto che mi richiedeva costantemente un avanzamento di pensiero, di problem solving. Insomma, sono davvero contento di aver fatto questa sfida. Ovviamente ci sono alcune criticità che avete visto. L'iPhone non è nuovo, è molto rovinato, perché ho scoperto, togliendo la cover che tengo da sempre, che si graffia al micro contatto con il nulla, e quindi purtroppo ci sono tutte queste micro scheggiature. C'è una piccola scheggina sul connettore che a forza di mettere e togliere si crea. Insomma, diciamo che il mio scopo non era fare lo spot perfetto da mandare a Apple e mandare in TV, bensì di capire come costruire i movimenti e quant'altro. Quindi mi sono concentrato puramente su quello. Conosco anch'io i difetti che ci sono alcuni difetti sulle luci, alcuni riflessi che non sono incredibili, ma insomma, diciamo che quello è solamente pura cura dei dettagli, che non era nel mio interesse. Volevo più concentrarmi sull'aspetto tecnico di movimenti di camera e di soprattutto post-produzione di tutta questa cosa. Quindi quello che ho fatto in questo video è stato raccontarvi il percorso di 2 settimane per ottenere questo risultato in un modo un po' casereccio, ecco. Quindi lascio la parola al me del passato, che vi comincerà a raccontare quella che è stata una delle cose più assurde e difficili che abbia mai fatto per farvi un video di prodotto. Stamattina è stato decisamente un fallimento. Sono riuscito a fare qualcosa, ma non è che proprio mi convinca al 100%, quindi sono passato un pochino a guardare altre immagini di quello che avevo selezionato, e adesso sto facendo un po' di dettagli e di cose, tipo quelle che state vedendo dietro, quindi pezzi di iPhone visti da un certo punto di vista, ma non tutto. Provare a fare una composizione poi in post, che è questa, quindi mettere l'iPhone per così e poi successivamente solo girarlo e in post farli scorrere uno sull'altro. Ho montato tutto quanto su una testa fluida, slider che mi permette di muovermi, e questo braccio qui che va sul supporto DJI del Ronin S per il telefono. In questo modo sta tutto immobile, e semplicemente andando magari a muovere la testa fluida o lo slider posso fare già dei movimenti che non sono niente male, vedete? Quindi ora mi sto facendo un po' di b-roll, di dettagli, e adesso proviamo a fare quella cosa di composizione. Quindi bisognerà fare un iPhone per così e poi successivamente farlo per così, poi andrò in post a sistemarlo. Sarà la prima cosa che faccio adesso, quindi sistemo tutto e vi faccio vedere. La parte più complessa adesso sarà specchiare decisamente l'iPhone. La cosa migliore è tenerlo tutto fermo e proprio prenderlo, toglierlo e rimetterlo dall'altro lato. Tra l'altro vi do un piccolo consiglio: se usate dei pezzi di cartoncino bianco così, ad esempio, riuscite a dare delle piccole linee di movimento all'oggetto che possono essere molto interessanti, secondo me. Ovviamente anche qui bisognerebbe farlo con un cartoncino molto più grande per non far vedere le mani, eccetera, ma come effetto ci può stare, insomma. All'interno dello spot di iPhone X ho trovato questo pezzo, dove sostanzialmente utilizzano le animoji per riempire un po' di tutto. Dato che non volevo fare la stessa cosa, ma volevo inserirle perché comunque sono un pezzo molto colorato, molto divertente, sicuramente una caratteristica fighissima di iPhone che prende anche il pubblico mainstream, ho deciso di trovare un pezzo della canzone dello spot che potrebbe essere tipo questo e fare una sorta di collage con tutte le animoji che fanno lo stesso movimento. Quindi adesso mi metterò qui
con l'iPhone e registrerò tutte quante le animoji che dicono la stessa cosa e poi le monterò tutte quante in un'unica sorta di grosso mosaico all'interno della clip e con una camera finta le farò muovere sostanzialmente tutte insieme in modo che sembra che c'entrino dentro. Ora mi metto al lavoro sulla cosa delle animoji e poi dopo pranzo vado al lavoro su tutti gli ultimi dettagli e oggi cerco di avere una struttura quasi definitiva, anche se ci sono alcune due o tre passaggi che non mi fanno proprio impazzire ancora. Ci vediamo dopo. Risolti un po' di problemi e accantonato l'insuccesso dei due giorni precedenti, sono passato a fare altri shot. Mi ero concentrato tantissimo su come fare il movimento dello schermo che da grande diventava piccolo e l'idea principale era quella di far muovere effettivamente lo slipod verso la camera e poi di mandare tutto quanto in reverse. Quando poi mi sono accorto che... Forse è un'idea del cazzo fare la zoomata fisica. Lo riprendo e basta, mi porta a casa 5-6 secondi di tutto quanto messo bene e ciao. Nel senso che la zoomata la posso benissimo fare in posta, tanto è talmente veloce che non si vede la differenza perché l'iPhone non sta dritto e quindi è inutile. Quindi adesso faccio questa inquadratura pulita e ciao. Ragazzi, non so come, ma funziona. Guardate. Questo è pulito, messo sullo sfondo che vi dicevo che ho creato con il muro. Adesso provo a bucarlo e ad animarlo. Pazzesco, non ci speravo nemmeno, guardate. Ottimo. C'è un'altra fase cruciale adesso, sto facendo la macro intorno alla fotocamera di iPhone. In realtà il setup qui è più easy, sempre tutto su Ronin. Dietro poi c'è tutto un sistema per illuminare dall'alto appunto la fotocamera, perché devo girare diaframmi chiusi, sto girando tipo f14. Devo solo fare un po' di shot perché il minimo tremolio ovviamente in macro con 24 mm e tubi di riduzione a 16 si vede subito, quindi devo fare tutto in maniera iper ferma, iper immobile. E ci siamo, sta cominciando a prendere forma, sono contento. Finito col bianco, che era la parte più complessa di tutto quanto, ho deciso di spostarmi sul nero e fare tutti i dettagli di iPhone che avete visto, soprattutto quelli ritmati molto molto velocemente prima del drop della canzone. Ecco, quelli sono stati decisamente più facili perché alla fine costruito quell'aggeggio con il Magic Arm e il sostegno per iPhone è stato liscio. Il 28 mm e il 24 con i tubi di prolunga sono perfetti per fare questo tipo di lavoro, quindi è stato solo difficile riuscire a trovare un modo giusto per inquadrare iPhone, perché appunto, come vi ho detto all'inizio, è un oggetto che ha poco da raccontare a livello estetico di diversità, mentre una macchina fotografica ha 1000 bottoni, 1000 curve, eccetera. iPhone alla fine è un rettangolo con 4 bottoni, quindi è anche difficile inventarsi qualcosa di molto dinamico con un prodotto così semplice. Sto andando avanti, procedendo molto bene, sto lavorando alla parte dove l'iPhone gira praticamente su se stesso e arriva dritto. Ovviamente la farò in reverse e questo è il setup. Ecco, vedete, l'iPhone adesso è dritto e lo muovo con le mani su questa testa fluida. Dietro un supporto, poi maschereremo tutto. Ovviamente poi dovremmo, credo, lavorarlo un po' in post. Ma è stata una delle cose più difficili in assoluto. Pensate che ho dovuto realizzare 4 maschere sincate insieme che si muovono tracciate in un'unica sequenza. Ragazzi, un casino inutile per fare un movimento che rende molto bene, ma che sicuramente in 3D ci avrei messo un secondo. E infatti lì mi sono reso conto che avevo bisogno di certezze, bisogno di capire se stavo facendo la cosa giusta, e allora ho chiamato l'unica persona che conosco che poteva darmi quella risposta, che è Breccia, che fa il designer e di video di prodotti ne ha fatti a iosa e sicuramente ne sa molto di più di me. Quindi l'ho chiamato e ci siamo un attimo confrontati sulla situazione, finché poi non è successa una cosa un po' strana. Ciao bello! Dimmi tutto, Vez! Allora, praticamente, dato che non ho quasi niente da fare nemmeno io, ho deciso di riprovare a ricreare uno spot Apple di iPhone, però senza usare nessun render, nessuna immagine prefatta al computer, quindi solamente girato proprio in live. C'è, secondo te, un valido motivo da designer e da tutta la roba che tu hai fatto per fare una roba del genere? Così proprio... A caldo mi viene da dire solo se c'è una mano. Se c'è una mano, il 3D casca. Ok. Perché non la riesce a replicare. Quando c'è la mano fa tutto girato. Non usa modelli 3D. Usa 3D solo in alcune viste, perché se tu vedi magari c'è il modello che gira, poi appare la mano, è come se ci fosse dietro una mano robot che gli fa fare un pat preciso. Però per tutto il resto non si usa praticamente mai
il reale? Non penso, ma perché allora, probabilmente come ben saprai, il problema principale è non tanto il settaggio delle luci, che chiaramente in farlo in 3D fai come vuoi e nella realtà è un bel casino, ma più che altro è perché devi far vedere sia i dettagli dei materiali ma anche lo schermo. E lo schermo è luminosissimo, sì, sì, quello sì. Come ben saprai è un casino incredibile da rendere. Se da ogni punto di vista, anche perché poi sono video molto dinamici dove non è che fa vedere solo il dettaglio, magari fa vedere il dettaglio che però dopo passa un'altra vista dentro magari al telefono, quindi comunque il modello 3D ti serve, tanto vale che fai tutto in 3D. Sì, 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 sì. È uno sbatti in più farlo video, effettivamente non so quanto venga usato se non nelle scene in cui c'è la mano. No, ma comunque adesso, ripeto, i video sono così dinamici che gli fanno fare delle smattate incredibili, ci sono quelli che girano, ruotano, cambiano colore, cambiano schermo, cambiano... e succede tutto. No, ma infatti ti dico, io ho, per fare alcune cose di rotazione è stato un delirio. Cioè ti faccio... per fare questa roba qui... cioè dell'iPhone che arriva dal buio e si mette dritto. Cioè, io sono rincoglionito. Però ragazzi, è venuta bene. Sì, è tutto girato in reverse, da dritto va in certo, così. Certo. Però poi bisogna mascherare tutti i vari braccetti che lo tengono su. Volevo avere la conferma che stavo facendo una cazzata. Sì, semplicemente non viene più utilizzato. Cioè, è raro e non ne vedo, attualmente non ne vedo motivo. Ok, va benissimo. Vado, torno a morire allora in questo suicidio che sto facendo. Perfetto, ciao bello, ciao, grazie, ciao ciao. Ragazzi, sarà ironico forse, ma oggi è giovedì 16 e quindi ieri è stato annunciato l'iPhone SE nuovo, no? E lo spot è stato particolare perché non hanno usato CGI. Manco una volta, infatti mi sono sentito anche con Breccia dopo la chiamata che abbiamo avuto per confrontarci e praticamente non hanno mai utilizzato assolutamente quella che è appunto un computer grafica eccetera, è tutto registrato dal vivo. La roba che mi ha lasciato un pochino perplesso è che comunque questa ripresa qui ad esempio, che è una delle più iconiche, trema molto. L'iPhone trema perché è colpito dall'acqua, quindi chissà. Questa roba è molto interessante, secondo Riccardo appunto c'è un magnete per tenerlo fermo e farlo appoggiare così dritto. Comunque al di là di questo è super interessante perché alla fine forse non è stata così una follia approcciarsi a questo mondo, perché anche a volte persino Apple sceglie di farlo dal vivo. Questo mi fa pensare a due cose. Il primo è che essendo comunque un iPhone economico probabilmente anche il budget di comunicazione è diverso e forse conviene a livello di costi farlo ancora in real life per alcuni tipi di pubblicità. Quindi... tutto sommato, questo spot qui mi ha fatto cambiare idea sul processo creativo. Penso che sia stata una buona idea esercitarsi su questa cosa. Diciamo che non è perfetto, come ho detto fin dall'inizio, non era mia intenzione creare lo spot perfetto, ma stava più che altro dietro la logica di realizzare qualcosa di molto simile. Ho lavorato tanto per capire come Apple ha concepito molti movimenti e quant'altro, e in più lo spot di iPhone SE nuovo mi ha fatto capire che effettivamente non è stato davvero così stupido concentrarmi su questa cosa qua. Ho scoperto tanto, ho testato molte cose, ho spinto Final Cut a dei livelli che non pensavo possibili, ho usato plugin e altre mille cose che non avevo mai utilizzato e che avevo lì a prendere polvere. Inoltre anche questi sfondi bellissimi colorati li ho scaricati perché rifarli da zero era impossibile, specie in quarantena. E vi invito a fare una cosa simile, anche a copiare uno spot fatto da Apple o da chi che sia, perché secondo me il copiare un video praticamente perfetto vi permette di ingegnarvi, cambiare, reinventarvi, rivedere il modo di fare videomaking. È davvero molto utile, specie per chi come me è appassionato di B-roll e della perfezione dell'immagine. Insomma, ragazzi, riguardandolo così dopo 2 settimane di lavoro vedo ancora un sacco di difetti e vorrei farvelo rivedere alla fine di questo video con la timeline sotto per farvi capire quanti tagli e dove sono posizionati tutti i vari suoni eccetera, perché poi alla fine appunto dopo averlo insonorizzato e colorato negli ultimi dettagli a un certo punto l'ho guardato e ho detto ok, per essere fatto in casa va bene, quindi pubblichiamo e parliamone, ragazzi. This is a dream, getting the royal scar, holding a diamond blade, throwing it far, holding your breath still, you jump the fire, we'll just sit and wait till. Catch me for it. You see me fly. You know they'll never catch me for it.
tell me you got the wrong guy. Con questo il video giunge al termine, spero davvero che vi sia piaciuto, spero che abbiate trovato degli spunti interessanti o anche solo la motivazione per mettervi alla prova e provare a realizzare un video del genere. Io ve lo consiglio caldamente perché per me, come vi ho detto fin dall'inizio, è stata una sfida per mettermi alla prova, per fare qualcosa che non avevo mai fatto e che probabilmente in un periodo diverso da questo sarebbe stato impossibile pensare di dedicare 2 settimane a realizzare un video del genere. Quindi fatelo, adesso che ne abbiamo la possibilità, mettetevi lì e provate ogni giorno a fare movimenti diversi. Io ho davvero sperimentato tante cose, ho provato persino a unire 2 Ronin insieme nei movimenti per cercare di ottenere un risultato migliore, fallendo, ma avendo imparato qualcosa anche sull'app e sulla gestione di tutto quanto. Il mio consiglio finale, ragazzi, è cercate il più possibile di sfruttare tutto quello che avete, anche se pensate che non c'entri niente. Io con i Magic Arm, lo slider e la testa fluida ho scoperto un mondo che sicuramente mi tornerà utile e che vedrete applicato in moltissimi altri video. Quindi davvero mettetevi alla prova ogni giorno, perché secondo me il risultato finale, per quanti difetti abbia, mi ha sicuramente fatto imparare tantissime cose. Questo era tutto, spero che il video vi sia piaciuto, come sempre lasciate un like, sostenete questo canale iscrivendomi, fatemelo sapere con un commento, se realizzate qualcosa di simile mettetelo in descrizione, sarò felicissimo di guardarlo. Vi ricordo che avete 30 giorni gratuiti su Epidemic se volete scaricarvi suoni, musiche, provarle e quant'altro, e anche 2 mesi gratis in più su Artlist se decidete di iscrivervi con il link che trovate in descrizione. La musica del video, che è stata una figata totale, l'ho trovata lì ed è stata veramente una manna dal cielo, mi ha svoltato il video. Come ultima cosa vi chiedo, se volete vedere un video dove invece vi parlo di come ho gestito gli effetti, come ho fatto tutto quanto nel singolo dettaglio, quindi maschere e quant'altro su Final Cut, ma applicabile poi a qualsiasi programma, scrivetemelo in un commento, se magari siete interessati ci farò un video dedicato. Ragazzi, detto questo, seguitemi su Instagram, vi ricordo lo shop in descrizione con il profilo colore che utilizzo per girare i video e un po' di presets per Lightroom, e basta, fatto tutto. Detto tutto, noi ci vediamo in un prossimo video.